La maggioranza di centrodestra si schianta sul trasporto pubblico locale, sulla proposta di legge di iniziativa della Giunta. Il testo licenziato dalla terza commissione viene completamente stravolto. Presentati e discussi 21 emendamenti, tre dei quali approvati da parte delle varie forze politiche. Uno dei tre è della consigliera di maggioranza Mena Calenda, approvato dall'Aula con i voti della minoranza PD, 5 Stelle, Iorio e Romagnuolo, con il voto contrario della maggioranza, che dunque va sotto e apre di fatto una crisi politica che dopo le festività natalizie dovrà essere affrontata dal presidente Toma. In aula, in un clima surreale, gli interventi di Fanelli, Fontana, Calenda, Greco, Di Lucente, Cefaratti, De Chirico, Iorio, Aida Romagnuolo, Facciolla, Niro ed il presidente Toma. La PDL emendata passa con 11 voti a favore e 10 contrari, in una conta che mette la maggioranza all'angolo e boccia clamorosamente l'operato dell'assessore Niro. Il testo approvato da minoranza e dissidenti prevede delle modifiche all'attuale normativa regionale del 2000 sull'indizione delle gare di appalto per il servizio del trasporto pubblico locale. In particolare viene confermato il lotto unico, Niro e la Giunta avevano indicato il doppio lotto, per l'espletamento di una gara a procedura aperta e l'aggiudicazione effettuata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Ago della bilancia, Mena Calenda, si giustifica l'emendamento, mette nero su bianco, sui trasporti per l'unico vero valore che merita considerazione, il bene comune, e aggiunge: la mia votazione non deve essere letta come un affondo alla maggioranza di cui ne sono componente, ma come una vicinanza alla collettività. Ho ascoltato le esigenze dei cittadini che non viaggiano con l'auto blu o con le automobili. Soddisfatti i rappresentanti del Movimento 5 Stelle, passa la nostra linea, il commento dei grillini, tutela dei lavoratori, lotto unico e procedura aperta e l'invito alle dimissioni a Toma e agli assessori. Infine il PD, per la consigliera Michela Fanelli si tratta di una debacle politica che ha l'unico merito di aver impedito il pastrocchio amministrativo, lavorativo e sociale di iniziativa della giunta regionale che dopo un anno e mezzo di proclami e il maldestro tentativo di riformare il settore del trasporto pubblico con un colpo di mano in prossimità del Natale viene malamente battuta in aula. Ora aspettiamo il piano dei trasporti, conclude Fanelli, quello dei servizi minimi nuovo e corrette procedure di gara.